ritrovate con una nuova puntata di Radio CICAP, il podcast ufficiale del CICAP. Potete ascoltarci su YouTube, sulle principali piattaforme di podcasting, Spotify, Spreaker, iTunes, Google Play e altre. E potete sempre scriverci, per la gioia di Enrico, alla mail podcast@cicap.org. Questa sera sono in compagnia di Diego. Ciao Diego. Ciao a tutti, ciao Penny. Chi ci hai portato, Diego, questa sera o questa giornata, se ci ascoltate di giorno? Questa sera o questa giornata, se ci ascoltate di giorno, ho portato un rocker, un divulgatore, un autore, un giocoliere della matematica, che a tempo perso fa anche l'insegnante di matematica. E con noi Mr. Palomar, Paolo Alessandrini. Ciao Paolo. Ciao, ciao, buonasera a voi e agli ascoltatori. Ciao Paolo. Dunque Paolo, ti ho presentato bene, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi parlarci un po' di te? Hai detto bene, io mi occupo di matematica, ho in realtà una formazione ingegneristica, ma da diversi anni insegno matematica nelle scuole superiori. E mi occupo anche di scrittura, di libri, di matematica, di saggi. Sono l'autore di Matematica Rock con Oepli e mi occupo anche di scrivere articoli e vari progetti nell'ambito della divulgazione, sempre per quanto riguarda la matematica e anche nella formazione, nella didattica, diciamo. Racconto la matematica, diciamo, in varie forme. Perfetto. Io forse te l'avevo già anticipato quando ci siamo sentiti per la registrazione, ma l'idea per una puntata sulla matematica era nata un po' all'interno del nostro gruppo, perché ci capitava molto spesso, forse troppo spesso, di vedere in articoli di divulgazione, ma anche cose abbastanza generiche, anche abbastanza semplici, la matematica in generale, i numeri in particolare, usate un po' a sproposito. Cioè io, per esempio, non c'è un documentario sugli egizi in cui non si parli del rapporto tra le varie dimensioni delle piramidi come qualcosa di particolarmente significativo, quando forse non è proprio così, o forse i numeri che vengono poi citati spesso non sono veramente nemmeno quelli che corrispondono alla realtà. Insomma, molto spesso vengono buttati nel calderone per aumentare l'interesse verso un argomento, dei numeri che in realtà poi non c'entrano molto con l'argomento stesso che si viene a trattare. E questa è una cosa che mi infastidiva parecchio. Allora, mi sono sempre chiesto il perché, secondo te, si arrivi a questo genere di attività, a questo genere di presentazione dei numeri in questo modo, insomma. Sì, diciamo che spesso si confonde un po' la matematica con la numerologia, cioè si pretende di trovare delle relazioni che vengono considerate matematiche, ma che in realtà matematiche non sono, nel senso si coglie qualche nesso, qualche relazione tra quantità che in realtà non ha nessun valore, nessun interesse dal punto di vista matematico. Molto spesso, non so, si pensa di, appunto, andando a guardare, magari accogliendo da argomenti come hai citato tu, le piramidi, cose che magari sono molto suggestive anche da certi punti di vista, si ritiene di avere trovato qualche connessione che in realtà non è, da un punto di vista matematico non ha nessun interesse, ripeto, e sono appunto questioni magari numerologiche che ovviamente a chi si occupa di matematica non interessano più di tanto. Io vedo spesso infilato, anche magari dove non dovrebbe esserci, la sezione aura, per esempio. Cioè, lo vedo citata di continuo in qualsiasi situazione, in qualsiasi ambiente praticamente. La sezione aurea, ad esempio, è una cosa di per sé molto, molto interessante, anche perché fa riferimento a qualcosa che poi è, se vogliamo, è collegato anche ad altri argomenti della matematica, come i numeri di Fibonacci, ad esempio. Io ne ho parlato, ad esempio, nel libro che citavo prima, Matematica Rock, mi sono divertito a cogliere alcune connessioni tra, ad esempio, la sezione aurea, ma più i numeri di Fibonacci
e la musica rock, ad esempio. Esistono delle connessioni, ad esempio, tanto per citarne una, mi vengono in mente i Genesis, che in un brano che gli appassionati di rock sicuramente conoscono, che è First or Fifth, nel loro album più celebrato, Selling England by the Pound, hanno costruito questo brano molto complesso, molto intricato dal punto di vista armonico, melodico, strutturale, e se noi andiamo a contare le battute che compongono ogni singola sezione di questo brano, ci accorgiamo che ricorrono molto spesso dei numeri che appartengono alla successione di Fibonacci. Cos'è la successione di Fibonacci? Molto banalmente, se io prendo come numeri iniziali lo 0 e l'1, posso costruire la successione semplicemente andando a sommare lo 0 e l'1, e quindi ottengo l'1. E poi, e quindi l'1 è il terzo elemento della mia successione, 0, 1, 1. Poi vado avanti in questo modo, in modo indefinito, nel senso che sommo l'1 con l'1 e ottengo 2, sommo l'1 con il 2 e ottengo 3, il 2 con il 3 e ottengo 5, e così via. Ogni elemento, diciamo, è la somma dei due elementi precedenti. E si viene a creare una successione di numeri, che è la successione di Fibonacci, tanto descritta e studiata nel corso dei secoli. E, dicevo, appunto, il brano dei Genesis racchiude questi numeri, perché intervengono nel conteggio delle battute delle sezioni di questo brano. Anche in questo caso è una coincidenza, è un fatto numerologico, oppure è un fatto matematico, perché magari l'autore del brano aveva voluto effettivamente attribuire al brano questo significato. Questo non lo sappiamo. Però se vuoi è divertente anche andare a cercare queste connessioni tra la matematica, ad esempio appunto la sezione aurea, i numeri di Fibonacci, sono due questioni molto strettamente collegate. E che collegamento c'è tra queste due entità? Ecco, il collegamento è molto semplice. Se tu prosegui questa successione, vai avanti e costruisci i numeri via via più grandi, quindi dopo l'1, l'1, il 2, il 3, il 5, l'8 e vai avanti parecchio, ad un certo punto, ecco, se tu cominci ad avere dei numeri un po' più grandi, quindi sei andato avanti nella successione, e dividi uno di questi numeri per il numero che viene immediatamente prima, ottieni un numero, quindi ottieni un rapporto, che si avvicina abbastanza bene, diciamo così, al numero che corrisponde alla sezione aurea, che è 1,618 e giù di lì. Questa approssimazione migliora sempre di più man mano che vai avanti nella successione. Diciamo che se tu potessi andare infinitamente avanti nella successione, questo rapporto diventerebbe sempre di più vicino alla sezione aurea. Quindi c'è questo rapporto, questa relazione stretta tra sezione aurea e numeri di Fibonacci. Ma quindi sono due entità che non hanno la stessa genesi, cioè sono casualmente simili o partono da una struttura matematica di base che hanno in comune? Questa è una bella domanda, questa è una bellissima domanda, questa è una domanda tipicamente matematica, è di questo che si occupano i matematici, no? Perché wow, ho fatto una domanda intelligente di matematica, incredibile. Assolutamente sì, perché effettivamente le due... I due concetti hanno un'origine diversa. Storicamente la sezione aurea la possiamo costruire, la possiamo definire il concetto di sezione aurea partendo da un concetto geometrico, perché noi normalmente, sai, anche nell'arte è stata usata la sezione aurea nell'architettura, no? E ci sono un sacco di opere d'arte che si dice, anche qui la cosa chiaramente può essere indagata, però si dice che si ispirano alla sezione aurea perché utilizzano questo rapporto, questo numero 1,618 eccetera, come ad esempio rapporto tra i lati di un rettangolo. Quindi se io costruisco un rettangolo che è fatto in modo che le sue dimensioni stanno tra di loro in questo rapporto, ottengo un rettangolo aureo, e una forma di questo tipo è spesso ricorrente nell'arte, nell'architettura. Da dove nasce la sezione aurea? In realtà nasce dal fatto che io ottengo
diciamo i due lati del rettangolo stanno tra loro, così come la somma dei due lati sta rispetto a il più grande dei due lati. Diciamo, okay, se io riesco a costruire un rettangolo che ha questa che nasce in questo modo, che soddisfa questa relazione, ho ottenuto un rettangolo in cui i due lati stanno tra di loro in sezione in rapporto aureo, diciamo. Questa è l'origine, diciamo, geometrica. Si può, in realtà poi può essere anche considerata un'origine algebrica, perché questo si traduce in un'equazione molto semplice, in realtà. I numeri di Fibonacci nascono in tutt'altro modo, come ho detto prima. Poi effettivamente però si scopre che i due concetti sono strettamente legati nel modo semplice che ho descritto prima, e questo succede molto spesso in matematica, ed è proprio la bellezza della matematica questa. Cioè si scopre di tanto in tanto nella storia della matematica che due concetti che sono stati definiti, fondati in modi completamente diversi, che si ritenevano totalmente estranei l'uno rispetto all'altro, si scopre che hanno una relazione, magari anche molto semplice, che li lega, che li collega. Okay, quindi in questo caso non è che non si potrebbe parlare quasi, se vuoi perdonarmi il termine, di pareidolia matematica. C'è una base in comune tra questi due fenomeni. Tra questi due numeri. Questo è un concetto abbastanza abbastanza filosofico, diciamo, perché okay. Effettivamente c'è da chiedersi: ma com'è possibile che due concetti apparentemente così distanti, anche storicamente, poi si trovino un punto in comune? È una coincidenza, oppure è effettivamente c'è qualcosa che magari a noi è sfuggito, che sta dietro entrambi, e noi abbiamo colto magari soltanto la punta dell'iceberg, e abbiamo ritenuto fino a questo momento che i due concetti fossero lontani, ma in realtà non erano lontani. Sì, forse è così effettivamente, però quando si scopre questo, c'è proprio il matematico che magari scopre questa relazione, fa una esclamazione di c'è questa, allora in realtà c'è un'unità, una coesione ancora più grande che ci sfuggiva. E questo effettivamente sì, probabilmente è così. Forse il fatto nasce da una nostra ignoranza fino a questo momento, fino al momento in cui si viene a scoprire questa relazione. Effettivamente è vero, però questo fa a volte fa venire i brividi, perché effettivamente si scoprono. Un altro esempio potrebbe essere il pi greco, mi viene in mente. Il pi greco è un concetto che nasce chiaramente dalla geometria, perché pi greco è il rapporto che esiste tra la lunghezza di una circonferenza e la lunghezza del diametro corrispondente, e quindi è un concetto squisitamente geometrico. Però poi fino a un certo punto nella storia della matematica si è ritenuto che fosse esclusivamente un concetto geometrico, che potesse avere un diritto di cittadinanza soltanto nella geometria. Poi a un certo punto alcuni matematici hanno scoperto che pi greco interveniva, cioè questo numero tra virgola 14 e eccetera, interveniva in tanti ambiti della matematica che con la geometria proprio non avevano niente a che fare. Interveniva nell'algebra, nell'analisi, nella teoria dei numeri. E anche qui è stata una sorpresa notevole quando si è scoperto questo fatto, questa presenza, questa onnipresenza di pi greco nei vari ambiti della matematica. Ma io ad esempio ho una domanda che veramente forse è la domanda da 100 milioni di miliardi di dollari, anche se poi ci arriviamo ai milioni di miliardi, ed è parlando appunto di distanze, differenze, lo 0 e l'1, immensamente vicini quanto immensamente distanti. E la domanda veramente da 100 milioni di miliardi è: perché esiste lo zero? Perché sostanzialmente uno, almeno a me la domanda sorge un po' spontanea, cioè come mai non passiamo dal meno uno all'uno, quindi dal negativo al positivo, ma ci serve mettere lo zero? Che funzione ha uno zero? Quanto vale uno zero, per renderla ancora più filosofica? Anche questa è una bella domanda. Pensa che fino al 1200 in Europa lo zero era totalmente ignorato, cioè si faceva tranquillamente
senza lo zero. Quindi si potrebbe rispondere alla tua domanda dicendo ma dello zero potremmo anche fare a meno. In realtà noi oggi non possiamo più fare a meno dello zero, chiaramente siamo talmente abituati allo zero che ci sembra una presenza normale e in realtà sappiamo bene che nei numeri romani lo zero non c'era, non esiste lo zero nei numeri romani. E in realtà gli inventori dello zero sono stati, lo zero è un caso un po' strano perché è stato inventato per ben 3 volte e però nelle prime 2 volte è stato poi dimenticato e si è un po' persa la cosa e quindi qualcuno ha dovuto reinventarlo o riscoprirlo, anche qui sarebbe l'eterna disputa ma i concetti della matematica vengono inventati o scoperti, chissà. E fatto sta che magari dopo ne parliamo. Sì. Fatto sta che lo zero è stato una prima volta inventato dai Sumeri, quindi in tempi molto, molto remoti, però è stato inventato in maniera un po' così, come uno strumento che risolveva un problema molto spicciolo, molto, molto semplice, cioè i Sumeri si erano inventati per primi un sistema numerico che era abbastanza simile a quello che noi utilizziamo oggi, cioè il sistema posizionale. Cosa vuol dire posizionale? Noi usiamo i numeri, i nostri numeri, e attribuiamo alle cifre che compongono il numero un valore diverso a seconda della posizione che occupano all'interno del numero, cioè usiamo le unità, lo impariamo anche alle elementari, no? Le unità valgono come unità, però le decine valgono 10 volte, cioè se io metto un 5 come unità e poi metto un 5 come decina, il 5 decina vale 10 volte, vale 50, no? E così via, le centinaia, eccetera. I Sumeri utilizzavano un sistema abbastanza simile, però poi si erano accorti e quindi chiaramente utilizzavano dei simboli diversi per le loro cifre, non erano come i nostri, naturalmente non usavano una base 10, ma poco importa. E sono a un certo punto accorti che serviva in qualche modo utilizzare un simbolo che dicesse, guarda che ad esempio per le decine, che decine non erano perché non usavano il 10, ma ripeto non è questo il punto, nell'abaco, se pensiamo all'abaco, non ci sono palline, diciamo, non ci sono dischetti che indicano la presenza di una decina o di una cifra. Ecco, per indicare questa assenza della cifra si erano inventati un simbolo che era un po' un segnaposto e questo qui è stato un po' l'antenato dello zero. Solo che poi questa usanza, questa scoperta geniale dei Sumeri è andata un po' dimenticata e quindi ci è voluto poi parecchio tempo prima che venisse riscoperta o reinventata in maniera del tutto indipendente, perché la cosa ovviamente non era stata comunicata. E da chi? Dai Maya addirittura, quindi al di là dell'oceano. Ovviamente molto, molto tempo dopo. E ancora una volta poi i Maya, ecco, avevano scoperto una cosa molto simile, avevano reinventato, riscoperto lo zero. Ancora una volta poi la cosa si è persa e finalmente poi sono stati gli indiani, i matematici indiani, che in tempi molto più diciamo successivi hanno rifatto hanno avuto questa, di nuovo, questa genialata, diciamo, di introdurre lo zero. E quindi a cosa serve? Ecco, perché lo zero? Per questo motivo, per indicare il fatto che in una cifra, in una posizione del nostro numero non c'è la quantità che indica quante decine, quante centinaia, quante migliaia. Nasce così lo zero. Poi chiaramente, in particolare gli indiani si sono accorti che lo zero era un numero estremamente potente e addirittura pericoloso, perché aveva delle proprietà incredibili e ha delle proprietà incredibili lo zero. Ad esempio, una cosa che io sulla quale insisto molto quando parlo di numeri a scuola ai miei studenti, è una cosa che raccomando sempre a loro di tenere a mente, è che non si può dividere per zero, assolutamente è proibito dividere per zero. A volte magari qualcuno mi dice ma un numero diviso zero fa zero. No, attenzione, non si può fare diviso zero. È proprio, quindi lo zero ha delle strane proprietà, è un po' lo chiamo un po' un supereroe della matematica, perché ha dei superpoteri, fa delle cose che nessun altro numero riesce a fare. Beh, anche la moltiplicazione per zero è tutto un programma.
Esatto, moltiplicare per zero si fa diventare come lui gli altri numeri, no? Moltiplicatevi per me e diventerete come me, dice lo zero. Io ho un fervido ricordo dei limiti a zero, cioè del limite a zero, e lì proprio tocchiamo vette altissime di complessità, credo. Beh, lì parliamo di analisi matematica, sì, dei limiti, sì. Zero più, zero meno. Inizia a diventare piuttosto complesso, ma tra più e meno, cioè la differenza in effetti matematica tra più e meno la fa a tutti gli effetti lo zero, se mettiamo i numeri su una sorta di linea immaginaria. Quindi, oltre ad essere un valore che esprime una sorta di assenza, oltre ad essere un valore che comunque è complesso da analizzare all'interno appunto del concetto della matematica, è anche un valore spartiacque tra tutto il mondo dei negativi e tutto il mondo dei positivi. Certo. Certamente, ha anche questo valore. E, tra l'altro, anche i numeri negativi, anche qui si potrebbe dire qualcosa di simile anche rispetto a, di simile a quello che è successo per lo zero. I numeri negativi addirittura sono stati temuti e forse addirittura più ignorati, poi temuti, osteggiati molto a lungo. È soltanto in tempi veramente recenti che i numeri negativi sono stati sdoganati, diciamo, sono stati accettati finalmente, non sono stati più discriminati, perché fino a addirittura ancora nel Settecento molti matematici consideravano i numeri negativi come dei falsi numeri, dei numeri venivano chiamati a volte numeri assurdi o cose del genere, come se non avessero diritto di cittadinanza, perché a volte molto spesso le equazioni, quando i matematici, non so, del 600, del 700, risolvevano equazioni, magari equazioni di secondo, terzo grado e così via, scartavano le soluzioni negative, perché erano in un certo senso ritenute non accettabili. Eppure i numeri negativi, sempre dai matematici indiani, in particolare Brahmagupta, che è stato uno dei più grandi matematici indiani, i numeri negativi erano stati invece da loro considerati a tutti gli effetti come dei numeri pienamente validi e accettabili, anzi molto utili per gli stessi, appunto lo stesso Brahmagupta e comunque gli indiani, avevano semplicemente individuato un'utilità molto e un significato molto semplice dei numeri negativi. I numeri negativi intesi come debiti in termini proprio contabili, economici, e i numeri positivi come crediti, e lo zero, se vuoi, come pareggio di bilancio, e questa era un'interpretazione che faceva sicuramente molto comodo anche in Occidente, diciamo, magari ai commercianti, poteva essere utilizzata anche in questo senso dai commercianti o dai commercialisti, anche dai commercialisti, esatto, perché no. Eppure i numeri negativi sono stati molto a lungo rifiutati, è una cosa molto strana questa, molto curiosa. Invece oggi, per fortuna, noi li consideriamo, cioè questo è una cosa, ormai sono entrati in un immaginario comune che li considera a tutti gli effetti come dei numeri del tutto normali, insomma accettabili, non ci troviamo niente di strano. D'altra parte nei termometri, quando ci va sotto zero vuol dire che c'è freddo, oppure nei grafici non c'è niente di strano nel vedere la parte, diciamo, a sinistra dell'asse X, per intenderci, che è legata ai numeri negativi. Possiamo dire quindi che ci dovremmo stupire solo qualora, pesando una quantità di pasta da cuocere, ci uscisse sulla bilancia un numero negativo e dovremmo forse cambiare la bilancia. Quello è l'unico caso in cui il numero negativo ancora non siamo forse pronti ad accettarlo, giusto? Esatto, esatto. Ma infatti io dico spesso ai miei studenti, state attenti, quando risolvete un problema, fatevi poi una domanda, cioè pensate, ma quel numero che ho ottenuto ha senso nell'ambito del problema? Perché se io ottengo un numero negativo da un'equazione, vabbè, può essere benissimo che quell'equazione abbia una soluzione negativa, ma se quell'equazione io la stavo risolvendo perché volevo trovare, non so, l'età della zia,
se viene fuori un numero negativo è un po' improbabile che la zia abbia un numero negativo. E quindi dipende tutto dal contesto nel quale stiamo operando. Ascolta Paolo, tu poco fa hai fatto riferimento ai matematici dell'antichità genericamente. Mi capita spesso di sentire, quando si parla di teoremi risolti o di prove matematiche di problemi risolti di recente essenzialmente, che anni prima mancavano gli strumenti matematici per risolvere questi problemi. E non mi sono sempre chiesto cosa vuol dire questa frase, perché insomma le persone erano in grado di lavorare con la matematica anche 200 anni fa, cioè che cosa è cambiato nel tempo nella matematica? Beh, la matematica evolve parecchio, no? Raccontavo prima di come sia cambiata la percezione, ad esempio, dello zero, dei numeri negativi, quindi cambia sicuramente la visione di certi concetti, così come cambiano anche e vengono inventate nuove branche della matematica. Ad esempio, l'analisi matematica, si parlava prima di limiti. Ecco, l'analisi matematica, è vero che Archimede di Siracusa già nel periodo ellenistico aveva già intuito alcune cose, e non solo lui, anche altri matematici, però è vero comunque che l'analisi matematica è stata creata nel 600 da Newton e da Leibniz e poi dai matematici che sono venuti dopo. Quindi l'analisi matematica è uno strumento che gli antichi non possedevano, chiaramente. Ad esempio, gli antichi non possedendo l'analisi matematica, che offre degli strumenti molto potenti per risolvere problemi e comprendere alcuni concetti, gli antichi non possedendo questi strumenti cadevano in alcune difficoltà. Ad esempio, pensa ai paradossi di Zenone, il famoso paradosso di Achille e della tartaruga. Achille e la tartaruga si sfidano in una gara di velocità. E Achille dice: beh, io sono Achille, sono famoso per la mia velocità, ti do anche un vantaggio di alcuni metri, dice la tartaruga. E però cosa succede? Che Achille deve raggiungere la tartaruga, che è partita un po' più avanti di qualche metro. Nel tempo che Achille impiega per percorrere questi metri in modo da raggiungere il punto da cui la tartaruga è partita, la tartaruga comunque è un pochino andata avanti, anche poco, perché è una tartaruga, ma un pochino andata avanti. E quindi Achille deve di nuovo riuscire a coprire questo nuovo vantaggio che la tartaruga si è guadagnata. Nel tempo che impiega per coprire questo nuovo vantaggio, la tartaruga sarà andata avanti ancora un pochino. Così ragiona Zenone, no? Il filosofo. Okay. E quindi Zenone conclude che Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga. Che è una conclusione assurda, perché ovviamente tutti noi possiamo capire che prima o poi Achille la tartaruga la raggiungerà. Eppure, effettivamente, il ragionamento di Zenone, se ci pensate, non fa una grinza. E quindi dove sta il problema? Il problema è che gli antichi non possedevano alcuni concetti che sono stati guadagnati, diciamo, sono intervenuti, sono diventati patrimonio comune grazie all'analisi matematica, e quindi si bloccavano, diciamo, in questo ragionamento, che però aveva dei problemi, diciamo, non rifletteva effettivamente la realtà. Quindi questo, tanto per fare un esempio, che insomma la matematica conquista nuove frontiere, sviluppa nuove branche, nuove conoscenze, e certamente alcune cose che non si potevano fare tempo fa, adesso magari si possono fare. Un altro esempio è quello dell'ultimo teorema di Fermat, mi viene in mente. Sì, ok. L'ultimo teorema di Fermat è un'ipotesi, una congettura che Fermat, grande matematico del 600, aveva formulato, e poi c'è tutta, anche qui c'è un po' un mistero legato a questa congettura, perché Fermat aveva scritto che aveva dimostrato anche questa sua ipotesi, ma
non aveva scritto la dimostrazione perché non ci stava nel foglio su cui stava scrivendo, e quindi si è aperta un po' la domanda, ma effettivamente l'aveva dimostrata oppure stava bluffando? E vabbè, ma questo è un altro discorso. Il fatto è che poi questa ipotesi formulata riguarda, diciamo, un'asserzione che è legata, diciamo, alla teoria dei numeri, diciamo. Questa asserzione è stata poi effettivamente dimostrata soltanto in tempi molto recenti, nel 1994, da un matematico inglese, Andrew Wiles. Andrew Wiles però ha dimostrato questa affermazione utilizzando una dimostrazione che è lunghissima e complicatissima, che fa riferimento a degli ambiti, a delle aree della matematica che sono le curve ellittiche, le funzioni modulari e così via, che ai tempi di Fermat non esistevano proprio. Cioè Fermat non okay. poteva assolutamente aver sviluppato una dimostrazione fondata su questi argomenti. E quindi evidentemente all'epoca di Fermat questa dimostrazione non poteva assolutamente essere realizzata. Ok, deve essere proprio in caso, proprio per quella congettura che ho sentito questa frase, che Fermat non aveva gli strumenti per poter risolvere quella congettura quando lui stesso l'ha ideata, secondo alcuni perlomeno. Poi è chiaro che potrebbe anche essere che l'avesse dimostrata in un altro modo, però al momento noi conosciamo la dimostrazione di Wiles che utilizza questi concetti e quindi diventa molto probabilmente Fermat si era sbagliato, ecco, aveva pensato di averla dimostrata ma non l'aveva fatto veramente, se magari era caduto in qualche errore, in qualche svista. Una cosa che mi viene in mente, appunto ricollegandomi a questo lato in parte evolutivo della matematica stessa, è anche l'applicazione della matematica nelle diverse discipline, perché tu prima citavi la geometria, però c'è anche appunto l'analisi, la fisica, quindi c'è come uno sviluppo di matematica e discipline. Un esempio proprio lampante che mi viene è: noi forse come umanità non abbiamo mai avuto bisogno del calcolo infinitesimale o del calcolo immenso prima di conoscere determinate realtà fisiche e biologiche. Cioè dici, non certe innovazioni nella matematica compaiono quando ce n'è bisogno, diciamo. Eh sì, perché sì. Finché non conoscevamo microorganismi talmente piccoli da essere misurati con numeri che fino a quel momento esistevano solo potenzialmente, diciamo, o finché non abbiamo iniziato a esplorare lo spazio e quindi abbiamo avuto bisogno di unità di misura infinitamente grandi, quei concetti, diciamo, erano solo in potenza nella matematica. Esistevano, ma appunto in potenza, cioè anche in questo c'è stata una sorta di sviluppo? Beh, sicuramente sì. È chiaro che ci sono dei concetti, dei rami della matematica che magari erano soltanto abbozzati in precedenza, ma poi hanno conosciuto una fase di sviluppo soltanto quando effettivamente per qualche motivo se ne è ravvisata la necessità oppure certe condizioni al contorno hanno favorito questo sviluppo. Cioè, ci sono molti. No, penso per esempio ai numeri giganteschi, che utilità potevano avere nell'antichità, però al giorno d'oggi invece sono nettamente più utili quando guardiamo in ambiti qua la cosmologia. Certo, però è vero. Io penso anche più ai micron, cioè tu Diego sei più per la parte spaziale, lo sappiamo, io penso più ai micron. È vero, hai ragione, però forse sai cos'è? Quando scendi nel piccolo cambiano le unità di misura, quando vai nel grande vengono anche definiti proprio dei termini nuovi. Quello sì, anche se non credo che venisse usato micron prima di 400 anni fa, però no, è vero. Chiediamo nel caso. Però Archimede si era occupato dei numeri giganteschi, aveva cercato di lui si era posto un problema
che era quanti granelli di sabbia possono esistere nel mondo, o meglio, se noi dovessimo riempire il mondo di granelli di sabbia, quanti ce ne starebbero? Ecco, la domanda era un po' questa. E lui era arrivato aveva fatto tutta una un trattato che si chiamava Arenario, che ovviamente è legato alla sabbia, no? Si era occupato di questa stima, di questo calcolo un po' per un po' mi vengono in mente anche i problemi di Fermi, no? La spannometria, come a volte viene scherzosamente detta, cioè cerchiamo di stimare grossolanamente una quantità che per sua natura è difficile da quantificare in modo preciso. E lui era arrivato ad una stima che si avvicina curiosamente in modo abbastanza buono alla stima che oggi noi abbiamo per la quantità di atomi che esistono nell'universo, che è intorno a 10 alla 80. Il numero che adesso non ricordo esattamente, ma Archimede si era avvicinato in maniera abbastanza grossolana, però abbastanza interessante a questa quantità. Quindi anche lui lui era molto avanti per la sua epoca. Come dicevo prima, aveva anche intuito alcuni concetti che poi sarebbero stati sviluppati nell'analisi infinitesimale. Però si era occupato anche di numeri grandi. I numeri grandi sono molto interessanti, secondo me, perché mi hanno sempre affascinato anche a me. Cioè, in un film del quale sono molto appassionato, che Doc Brown fa riferimento a un ipermegalone come numero gigantesco, ma non credo che sia normato quello come termine. Poi si potrebbe citare il fantastiliardo di Paperone dei Paperoni, ovviamente. Ok, esatto. Che qualcuno ha cercato anche di stimare, naturalmente. Inevitabilmente qualcuno si è chiesto ma quanto vale veramente un fantastiliardo? Allora lì sono intervenuti i filologi disneyani che hanno scatenato la loro competenza e hanno cercato nei vari fumetti, nelle varie storie di Disney, insomma, riferimenti che potessero aiutare a... Perché poi non c'è solo il fantastiliardo, c'è il fantastilione, ce ne sono tanti, insomma, di numeri grandi nel mondo dei paperi. Quindi ci sono i numeri razionali, ma anche i numeri inventati. Ah beh, sì, certo, c'è tutta una fioritura di numeri inventati, sì. Oppure ci sono anche dei numeri che hanno avuto, diciamo, l'onore di avere un nome inventato, che a un certo punto è stato inventato, ad esempio il Google. Anche qui si potrebbe citare, naturalmente, una storia che viene citata spesso. Il Google è semplicemente corrisponde a 10 alla 100, cioè 1 seguito da 100 zeri. E qui c'è tutta una storia che poi ovviamente si lega anche al nome del famoso motore di ricerca. Ma in realtà il Google era nato molti anni prima della nascita del motore di ricerca, perché un matematico americano, Edward Kassner, in un suo libro divulgativo, Matematica e Immaginazione, aveva descritto questa quantità pari a appunto 10 alla 100 e aveva adottato un nome che era appunto Google, però scritto Gogol. E questo nome gli era stato suggerito dal suo nipotino. Perché aveva scelto questo nome il nipotino di 9 anni? Semplicemente perché all'epoca, parliamo del 1900, degli anni 30, grosso modo, del secolo scorso, all'epoca era molto popolare un fumetto che si chiamava Barney Google, scritto effettivamente, quello sì, scritto Google, come il nostro motore di ricerca. Però il matematico, lo zio Edward, aveva frainteso il nome e aveva, quindi l'aveva chiamato poi Gogol, l'aveva trascritto in modo errato, diciamo, dopo che il nipotino gli aveva suggerito questo nome. E quindi il numero noi oggi lo associamo a questo nome, Gogol. Successivamente poi, quando è nato il motore di ricerca, gli inventori, i creatori del motore di ricerca Google, cioè Page e Brin, hanno riesumato quella vecchia storia del Google
e però il nome si è ritrasformato da Google in Google semplicemente per un problema di dominio internet, nel senso che il dominio google.com era già occupato al momento della registrazione del dominio, okay, del motore di ricerca, e quindi loro si sono dovuti spostare su una variazione, diciamo, della parola, e quindi hanno scelto Google. Quindi il cerchio si è chiuso, diciamo, e si è tornati proprio al nome che del fumetto di 100 anni fa, o quasi, che il nipotino di Kasner aveva scelto al quale si era ispirato per suggerire allo zio il nome del grande numero. E a volte i numeri o i concetti della matematica prendono dei nomi nuovi che prima non avevano, e sono dei nomi che nascono in maniera del tutto inaspettata, in questo caso dalla fantasia di un bambino. Ma sempre a proposito di nomi, in realtà la matematica è anche un linguaggio, cioè noi possiamo parlare a tutti gli effetti con la matematica. Ad esempio la logica, il discorso della logica sviluppata secondo un linguaggio utilizza dei simboli che vengono associati alla matematica e sono gli stessi simboli utilizzati in matematica. Quanto la matematica parla effettivamente? Quanto è un linguaggio, oltre che essere ovviamente logica o illogica? Effettivamente la matematica alcuni la considerano effettivamente un alfabeto a disposizione delle altre scienze, perché di per sé non è una scienza sperimentale, chiaramente la matematica, no? A differenza di tutte le scienze sperimentali, funziona in un altro modo, diciamo, non si basa sulla sperimentazione, no? Sul modo galileiano, e quindi forse a differenza delle altre scienze che indagano direttamente la natura e la realtà, la matematica si offre come strumento, oltre che ad avere ovviamente una sua dignità autonoma anche di scienza a sé stante. Anche questo è una cosa molto, molto strana, perché succede che ci si sorprende molto del fatto che la matematica da una parte viene... I matematici scoprono dei teoremi, dei collegamenti tra aree della matematica, appunto, e poi si accorge che queste conoscenze che la matematica ha sviluppato al suo interno quasi miracolosamente si applicano alla fisica, ad esempio, alla chimica o alle scienze sperimentali, e questo collegamento ha sembra quasi che abbia del miracoloso, del sorprendente. Mi viene in mente, non so, la relatività di Einstein. Lui aveva utilizzato una matematica che era stata scoperta qualche decennio prima da alcuni matematici italiani in particolare, e che fino a quel momento non aveva avuto... sì, era stata scoperta, ma sembrava una cosa un po' fine a se stessa all'interno della matematica, no? Quasi un gioco astratto. E poi si è scoperto che invece era perfetta, era il linguaggio perfetto che serviva ad Einstein per fondare in maniera... per esprimere, quindi ecco, parliamo di linguaggio, effettivamente per esprimere la sua... per avere un formalismo e... utilizzabile per la sua teoria della relatività. Quindi c'è questo strano dualismo, no? La matematica come disciplina astratta, come gioco fine a se stesso, a volte sembrerebbe, però poi si scopre che c'è la ricaduta pratica nelle scienze sperimentali. Poi può essere anche comunque un linguaggio, tra virgolette, universale, nel senso che non basandosi appunto su un alfabeto, ma basandosi su dei numeri, può essere compresa e utilizzata appunto a livello universale. Possiamo parlare utilizzando appunto la matematica anche se non ci riusciamo a intendere linguisticamente. Assolutamente, sì. Mi viene in mente a questo proposito, c'è un romanzo di fantascienza, se non sbaglio, di Neal Stephenson, in cui, se ricordo bene, lui immagina che in una civiltà aliena
quindi totalmente estranea alla nostra, si sia sviluppata una matematica che però in maniera sorprendente è molto simile a quella nostra, soltanto che loro hanno magari il teorema di Pitagora, loro lo chiamano in un altro modo, però l'hanno riscoperto anche loro, perché effettivamente è ragionevole pensare a questo, no? La matematica, è difficile pensare che ci possa essere una matematica totalmente diversa da quella che effettivamente noi abbiamo immaginato. Forse questo è, da un certo punto di vista, forse è un pensiero un po' presuntuoso, però forse è anche vero che la matematica ha questo valore, come dici, universale, e quindi inevitabilmente, anche se venisse sviluppata da una civiltà aliena, sarebbe inevitabilmente abbastanza simile a quella che conosciamo noi, quindi è vero. Ho una domanda filosofica. La matematica, secondo te, è una proprietà emergente del creato, dell'universo, o è un modo che utilizziamo noi per approssimarlo e per studiarlo? Accidenti, questa è veramente difficile da rispondere. Una proprietà emergente proprio nel senso di qualcosa che... che fa parte delle regole che governano l'universo, se vuoi. O se è una cosa che noi abbiamo inventato per poterlo studiare e approssimare di conseguenza. Ma appunto qui si torna un po' all'eterno dilemma, no? Se la matematica si scopre o si inventa. Cioè se è una cosa più che platonicamente esiste in un mondo iperuranio e quindi noi dobbiamo andare solo a scoprirla, oppure se è una creazione totalmente umana, quindi un po' come l'arte che noi costruiamo e inventiamo, ma che avremmo potuto inventare in modo diverso, perché non è che ci sia da qualche parte e noi dobbiamo solo togliere il velo. Questo è un po' una cosa alla quale penso spesso, no? E un po' forse tutti quelli che si occupano di matematica si sono cimentati, insomma, in questo dilemma, no? Molti, qualcuno più bravo di me ovviamente ha dato anche delle risposte, io non mi avventuro in una perché appunto diventa una questione abbastanza filosofica. A me piace pensare che la matematica venga effettivamente inventata dall'uomo, dagli uomini, dalle donne ovviamente, e poi a un certo punto però si scopre un po' quello che dicevamo prima, si scopre che magari il concetto che abbiamo inventato magari è collegato ad un altro concetto che qualcun altro ha inventato, quindi si scoprono dei nessi e questi effettivamente vengono scoperti, questi sì. Perché già esistono, esistono i due concetti tra i quali riconosciamo l'esistenza di un collegamento. E quindi diciamo c'è entrambe le cose, forse l'invenzione ma anche la scoperta. È difficile, veramente è un tema formidabile questo, è difficile da sviscerare, da risolvere. Paolo, abbiamo parlato del fatto che la matematica è una sorta di linguaggio universale, però i numeri possono essere, se vuoi, declinati in tanti modi, e sto parlando in questo caso delle basi. Noi siamo abituatissimi ad utilizzare la base 10 probabilmente perché abbiamo una decina di dita, però per esempio il giorno è diviso in 12 ore, in 24 ore, e anche l'orologio è diviso in 12 ore, non in 10. Questo differente modo di approcciare, di suddividere, se vuoi, il tempo e anche di utilizzare i numeri per cose pratiche di tutti i giorni, ci ha influenzato nello sviluppo? E come mai siamo arrivati a questo punto utilizzando in questo caso la base 10 o la base 12 per le ore? Ma sì, assolutamente è fondamentale il discorso del tempo. Parlavo prima dei Maya. Ad esempio i Maya avevano un sofisticato calendario in cui l'anno era suddiviso in 18 mesi e ogni mese aveva 20 giorni, per un totale quindi di 360 giorni. Il fatto che ci fossero questi due numeri che ricorrevano appunto nel calendario, 18 e 20, faceva sì che i Maya avessero scelto proprio di utilizzare la base 18 e la base 20 nel loro sistema di numerazione. Loro appunto avevano un sistema
sistema di numerazione posizionale come il nostro, però la base non era 10, così come non era 10 quella dei Sumeri di cui si parlava prima, ma la base era a seconda dei casi 18 o 20, e poi esistevano anche altre basi, addirittura era un sistema molto complicato. Però sì, appunto, la base, nessuno ci obbliga a utilizzare la base 10. Noi siamo arrivati a questa scelta perché per una serie di motivi, insomma, sicuramente decisivo il fatto che noi abbiamo 10 dita, sicuramente ha pesato in maniera determinante. In un mondo alieno in cui gli abitanti hanno 12 dita, probabilmente la base 12 sarà più diffusa. Potrebbe essere, però poi in realtà il numero 10, il fatto che sia ad esempio un numero pari, probabilmente influisce a favore di questa base. Noi utilizziamo anche la base sessagesimale, cioè il sistema sessagesimale, cioè in base 60, perché il numero 60 è abbastanza conveniente per diversi motivi, anche per il fatto che ha molti divisori. 60 è divisibile per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, a parecchi divisori, e questo fa sì che l'ora, ad esempio, possa essere divisa in tanti modi, no? E quindi questo diventa conveniente, diventa pratico. E quindi, diciamo, la scelta della base dipende molto dall'uso che se ne deve fare. La base 2 conviene in tutto il mondo digitale, perché questo può essere tradotto facilmente in un modo appunto elettronico, digitale. Quindi ci sono tante basi, che la base esadecimale, la base ottale, cioè i sistemi di numerazione, voglio dire esadecimale, ottale e così via, quindi base 16, 8 e così via. Dipende tutto dall'uso che se ne deve fare. Ma un'altra cosa che spesso mi fermo a pensare, ci sono delle strutture matematiche, delle tecniche, non so neanche di preciso come definirle io da non esperto, che sono talmente complesse, forse mostruose è il termine giusto, che cosa trasforma un numero o uno studio matematico in qualcosa di così mostruoso, di così difficile, enorme? Ma ci sono tanti concetti mostruosi nella matematica. Ad esempio, in tempi abbastanza recenti, si è dato il nome di mostro ad un gruppo, quindi ad una struttura algebrica estremamente complessa e gigantesca, che è stata studiata appunto nel corso del Novecento, e che fa parte di un'area della matematica che si chiama teoria dei gruppi. Ed esiste appunto questo esemplare della teoria dei gruppi, questo concetto vertiginoso e gigantesco, che è stato proprio chiamato il gruppo mostro, perché si tratta di una cosa veramente spaventosa. E io, un po' ispirato da questo concetto e anche da altri concetti della matematica che a modo loro sono mostruosi o comunque perlomeno sorprendenti, ho deciso proprio di farne l'oggetto del mio nuovo libro, che tra l'altro uscirà tra pochi giorni, il 4 giugno, che si intitola Bestiario Matematico, proprio perché è una raccolta di concetti bestiali, se così si può dire. Si presenta un po' come una sorta di bestiario, un po' alla maniera dei manoscritti medievali, e accompagna appunto il lettore alla scoperta di creature matematiche strane, incredibili, perché la matematica spesso si viene collegata ad una idea di prevedibilità, di semplicità, di armonia, di rassicurante semplicità, ma in realtà è un posto molto, molto pericoloso, per così dire, o meglio è un ambito in cui ci si imbatte molto spesso in cose molto, molto, perlomeno molto strane, ecco, molto sorprendenti. Quindi mi è sembrato utile scrivere un po' questo catalogo delle creature, degli animali matematici più inverosimili, più strani. Sicuramente uno, ecco, tra l'altro
alcune delle cose di cui parlavamo prima, ad esempio lo zero è sicuramente uno degli esemplari di questo bestiario, perché lo zero è sicuramente uno degli esseri più strani che popolano la matematica, oppure anche il gruppo mostro di cui parlavo un attimo fa, indubbiamente. Okay. Il libro esce per Euclid nei microscopi, quindi sicuramente gli appassionati potranno tra qualche giorno trovarlo in libreria. Io ho sempre avuto, non dico paura, però ho sempre avuto timore della matematica e credo sia una cosa che sia nata in me fin da piccola. Non sono mai stata molto scarsa in matematica, ma appena mi si piazzava di fronte, soprattutto alle superiori, la fantomatica ora di matematica, il mio cervello andava in tilt. La domanda in questo senso è duplice: da un lato, perché la matematica a tanti di noi fa timore, per non dire paura, perché c'è anche, io sono abbastanza sicura che qualcuno tra gli ascoltatori abbia paura della matematica, e poi se esiste un modo di insegnare la matematica, se è difficile insegnare matematica, com'è insegnare matematica dall'altra parte? Sicuramente hai detto bene, cioè la paura, la parola chiave è proprio la parola paura, secondo me. Cioè, la matematica fa paura. Allora, io ovviamente, come un po' tutti ovviamente i miei colleghi insegnanti di matematica, mi sono chiesto cos'è che crea questa paura, questa ansia. È opportuno partire da un fatto, e cioè voi del CICAP vi occupate in modo meritorio e professionale di smascherare le fake news, le bufale, le posizioni pseudoscientifiche e così via. E allora, secondo me, esiste una grande fake news, una grande bufala anche all'interno della matematica, e io cerco ogni giorno di demolirla, questa fake news, questa bufala, solo che è molto resistente e duratura, e cioè la notizia falsa è, o meglio, più che una notizia falsa, una falsa percezione della matematica. Cioè, molti ritengono che la matematica sia, diciamo così, la scienza dei calcoli. Cioè, fare matematica è, alla fine, secondo la maggior parte forse delle persone, è svolgere calcoli e ottenere dei risultati. Se noi chiediamo a 100 studenti che cos'è, magari non so, della scuola media, anche delle prime classi, delle superiori, che cos'è la matematica, probabilmente molti di loro risponderanno che la matematica è fare calcoli, fare conti, fare espressioni, trovare dei risultati, e meglio se calcoli lunghi, complicati, meglio se vengono risolti velocemente, come se fosse una gara di velocità, e soprattutto è importante le Olimpiadi della matematica. Stavo sì, per dirlo, certo, io. Certo. Mi hai rubato la battuta, Diego. Chapeau. Però nelle Olimpiadi di matematica non ci si limita a fare dei calcoli, diciamo. La cosa importante si considera che sia arrivare al risultato giusto, cioè quello che nel libro c'è di solito a fianco dell'espressione, dell'esercizio, no? Allora, se arriviamo al risultato giusto, è perfetto, siamo bravi in matematica. In realtà questo genera, secondo me, per moltissimi studenti, anche quelli studiosi, anche quelli che magari non sarebbero di per sé svogliati o scansa fatiche, ma magari vorrebbero in realtà impegnarsi, e si impegnano anche parecchio, ma genera un senso di ansia, nel senso che se non arriviamo ad avere il risultato giusto, allora scatta un meccanismo per cui non siamo bravi in matematica, non ho ottenuto il risultato giusto, e quindi evidentemente la matematica non fa per me, come diceva Venditti, non sarà mai il mio mestiere. Dopodiché cosa succede? Succede che quest'ansia, questa paura della matematica, perché poi diventa una paura, diventa una cosa che si radica dentro di noi. Quella che magari era una difficoltà che poteva essere transitoria diventa invece che sia una caratteristica nostra, cioè non siamo fatti per la matematica, con la matematica non andiamo d'accordo. In realtà probabilmente un piccolo trucco, diciamo, che forse in alcuni casi potrebbe servire,
potrebbe essere quello di sfatare intanto questa visione della matematica. Cioè, la matematica non è fare calcoli, ma casomai è trovare i collegamenti tra i concetti, individuare delle relazioni all'interno di ambiti in cui sembra esserci il caos e così via. Cioè, questa è la matematica, non è solo fare, ovviamente non, i matematici lo sanno bene, insomma non si occupano di fare calcoli complicati, fanno tutt'altro. E per a scuola, per gli studenti, probabilmente una possibile soluzione potrebbe essere quella di privilegiare non gli esercizi cosiddetti riproduttivi, cioè quelli che sono sempre uguali a loro stessi, cioè tipicamente svolgere espressioni, risolvere equazioni, esercizi che sono sempre quelli, diciamo, cioè cambiano i numeri magari, ma si tratta semplicemente di applicare degli algoritmi, delle procedure e ripetere continuamente quel tipo di appunto di procedura per arrivare a un risultato. Fare questo genera la falsa percezione che quello che conta è il risultato, mentre invece chiaramente quello che conta è il ragionamento. Se noi continuiamo a fare la stessa cosa, in realtà non, a un certo punto non ragioniamo più perché lavoriamo in maniera meccanica e ci perdiamo di vista il ragionamento, il senso profondo di quello che stiamo facendo. Quindi sarebbe molto più conveniente privilegiare le attività di tipo produttivo, quindi problemi più che esercizi in cui i ragazzi devono mettere in campo un ragionamento creativo, originale. E questo forse potrebbe allontanare l'ansia del risultato e al tempo stesso potrebbe mostrare l'errore, il concetto di errore, sotto una luce nuova, cioè non una cosa da demonizzare e da evitare a tutti i costi. Perché a volte fa comodo anche a noi, no? Fa comodo anche a noi dare degli esercizi che sono sempre quelli, che vengono corretti in maniera molto più comoda. Però chiaramente io mi rifiuto a volte di lavorare in questo modo, cioè di andare a guardare il risultato. Io lo dico sempre agli studenti: a me non interessa il risultato, mi interessa che ragioniate in maniera giusta voi. E quindi ecco, forse problemi più creativi potrebbero essere un aiuto per i ragazzi, per cercare di mostrare un volto nuovo della matematica, che poi è il volto vero che la matematica ha. Credo che però la questione del mettere in pratica tecniche per ottenere dei risultati sia fondamentalmente necessario anche per poter poi posso dire, rendere automatico questo genere di attività e poter liberare quindi la mente per un genere di analisi più teorica e meno pratica o finalizzata al risultato. Cioè devo poter sapere arrivare da A a B piuttosto velocemente per poter vedere la big picture, se vuoi. Certo, sì, no, indubbiamente. Sì, se ci fossero studenti all'ascolto, in ogni caso io appunto ho fatto pace con me stessa e con la matematica, proprio pensandola come un ragionamento e non come regole da seguire e da riportare in modo schematico. Cioè soltanto in quel momento, in quinta superiore, ho capito che forse stavo sbagliando, cioè non era sbagliata la matematica, non ero sbagliata io, era solo nel mio caso sbagliato proprio, come dicevi tu, il metodo d'approccio che avevo io con la matematica, i numeri, algoritmi, equazioni e tutto il resto. Io per esempio nell'età della ragione, in età adulta, alla fine delle scuole dell'obbligo, sono stato estremamente affascinato dall'aspetto puramente numerico, più che della matematica, quindi dei calcoli e appunto il come arrivare da A a B, anche grazie a un paio di canali YouTube famosi che trattano di matematica. Sono rimasto affascinato da concetti abbastanza banali, anche come per esempio le serie e tutto quello che si può giocare costruendo le serie di numeri in un certo modo, tutto quello che si può ottenere giocando con queste serie di numeri e forse arrivando anche a quelle casualità che forse non sono casualità di cui parlavamo prima, quei momenti eureka in cui forse ho scoperto qualcosa. È chiaro che io non scopro niente perché sono l'ultimo degli scemi, ma quando mi viene mostrato su carta che
ci sono queste combinazioni che portano a questi risultati, se vogliamo chiamarli, è stato molto affascinante per me ed è una cosa che non avevo assolutamente nemmeno idea che esistesse al di fuori della matematica che ci viene insegnata a scuola fino alle superiori, essenzialmente. Certo, perché è quello il bello della matematica. Io racconto spesso un episodio che mi è successo un paio d'anni fa in una prima in un istituto professionale, quindi non parliamo di una lezione universitaria di analisi matematica, insomma erano ragazzi di 14 anni che probabilmente non consideravano la matematica come la loro materia preferita. Non so quanti 14 anni la considerino la loro materia preferita. Beh, magari qualcuno sì. qualcuno c'è. Sì, sì. Ecco, ricordo che stavo facendo vedere a questi ragazzi alcune proprietà dei numeri naturali, cioè gli stavo facendo notare che se noi prendiamo i quadrati dei numeri, quindi prendo il quadrato di 2 che è 4, il quadrato di 3 che è 9, il quadrato di 4 è 16 e così via, e dispongo questi quadrati in sequenza, quindi 4, 9, 16, 25, mi accorgo che la distanza tra uno e l'altro, tra uno e il suo successivo, quindi tra 4 e 9 ad esempio è 5, ma tra 9 e 16 è 7, tra 16 e 25 è 9, e quindi queste distanze man mano che io vado avanti in questa sequenza sono esattamente i numeri dispari, quindi 5, 7, 9, 11, 13 e così via. Questa è una semplicissima, se volete, un semplicissimo teorema che si può dimostrare, no? della teoria dei numeri. Però mi ricordo che uno studente, che tra l'altro non era, diciamo, non è che prendesse tutti i 10, insomma, era un normale, un bravo ragazzo, ma un normalissimo studente, 14enne, e lui ha alzato la mano e mi ha detto: "Prof, ma mi sono venuti i brividi a vedere questa cosa." Io sono rimasto veramente, è una cosa che racconto ancora, racconto spesso, cioè lui ha provato i brividi da matematica. Io semplicemente apprezzando e trovando interessante questa relazione tra due concetti della matematica molto semplici. Quindi e questo fa ben sperare, insomma, perché questa è la bellezza della matematica, no? Cioè quando si colgono queste relazioni, questa è la vera matematica, non è fare calcoli, questa è, secondo me, arrivare a questi brividi di matematica è proprio il massimo risultato che io posso sperare, insomma, di ottenere da uno studente. La matematica può essere affascinante, mettiamola così. Sì, può essere bella, il concetto di bellezza, no? Si parla spesso del concetto di bellezza matematica, la bellezza sì. È proprio questa, no? Quando si ottiene questo senso di stupore, di stranezza, se vuoi anche si ricollega un po' al tema del bestiario di cui parlavo prima, cioè il fatto che alcuni concetti possano essere considerati delle strane creature, delle bestie sorprendenti, è proprio questo alla fine, in realtà si tratta di mostri se vuoi, ma comunque mostri bellissimi, dico io, perché in realtà racchiudono un ideale di semplicità e di bellezza, e perché magari si collegano tra di loro e mostrano delle relazioni inattese, un po' come parlavamo prima del pi greco o della sezione aurea. Diego, io direi, seppur rimanendo in tema matematico, non possiamo star qui all'infinito, anche se sarebbe bellissimo farci spiegare il concetto di infinito. Questa te la sei preparata, è una settimana no, che te la sei preparata. No, giuro che no, mi è venuta okay. spontanea. Però vabbè. Non possiamo stare qui all'infinito, no. E non possiamo sequestrare il nostro ospite perché sarebbe appunto un reato punibile. Ma sarebbe un piacere. Che dite? Ci avviamo alla conclusione? Ci avviamo alla conclusione. Paolo, ti ringraziamo per questa interessante chiacchierata. Grazie a voi. Hai qualche riferimento tuo dove possiamo trovarti sui social piuttosto che? Sì, potete trovarmi sul mio blog Mr. Palomar, mrpalomar.blogspot.com, o anche sul mio sito paoloalessandrini.it.
Bene, Paolo, grazie ancora di tutto e alla prossima. Grazie a voi, è stato un piacere. E ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie Paolo. Ciao, grazie. Alla prossima.